Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Domani, domenica 10 febbraio, l'Italia sarà interessata da due tipi di circolazione: quella fredda legata al vortice di bassa pressione che insisterà sulle regioni meridionali e che interesserà ancora il medio e basso versante adriatico al sud, e una nuova circolazione di aria più mite e umida che inizierà ad arrivare nel pomeriggio sera e che costituirà la parte più avanzata di una nuova perturbazione atlantica, la numero 4, che poi lunedì porterà diffuse nevicate sulle regioni settentrionali. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete la nuvolosità legata al vortice depressionario al sud che ancora interessa le regioni orientali della nostra penisola, mentre sulla Francia osservate la parte più avanzata della perturbazione numero 4 che arriverà nel pomeriggio sera. Il tempo allora per la giornata di domani vedrà al mattino tempo bello e soleggiato ma freddo con intense gelate sulla Val Padana, su tutto il nord in genere, sul versante del medio-alto Tirreno, invece sul resto dell'Italia con le ultime piogge sul medio-basso versante adriatico al sud e nevicate fino a quote collinari sull'Appennino. Nel pomeriggio la situazione migliora sulle regioni adriatiche al sud dove cessa di piovere o di nevicare, aumenta invece la nuvolosità sulle regioni del nord Italia sul versante tirrenico e dalla sera avremo le prime nevicate fino in pianura sul Piemonte, sull'entroterra Ligure e sull'ovest della Lombardia. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in calo soprattutto sulle regioni settentrionali e su valori per lo più compresi tra 3 e 6 gradi al nord, tra 4 e 9 gradi al centro e tra 7 e 11 gradi al sud e sulle due isole maggiori. Ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto, ancora una buona giornata.